La storia di Nujin, una ragazza siriana di 16 anni, scappata dall'inferno della Siria sulla sedia a rotelle, è diventata un libro. Al Salone lo hanno presentato la garante dell'infanzia Rita Turino, la vicepresidente del Comitato Diritti Umani Enrica Baricco, l'assessora al welfare Monica Cerutti. Un'occasione per parlare dei tantissimi ragazzi non accompagnati che arrivano profughi in Italia, della disabilità e dei diritti dell'infanzia. Abbiamo oggi l'opportunità, nell'ambito delle iniziative che il Consiglio regionale ha promosso nel Salone del Libro, di parlare della legge di recentissima emanazione a favore delle misure di protezione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. È una legge che mette a sistema già diverse iniziative preesistenti, ma in particolare mi interessa qui enfatizzare due questioni molto importanti. Una è legata alla necessità, dopo il primo momento di accoglienza in emergenza, di poter fornire a questi ragazzi, al maggior numero di ragazzi, un affidamento familiare in un contesto che si avvicini il più possibile a quello di una famiglia, che li possa accogliere e far crescere nel minor tempo possibile. La seconda questione è quella che la legge prevede che vengano nominati come tutori, cioè rappresentanti legali di questi minori che, non avendo la vicinanza di almeno uno dei genitori, sono privi di questa rappresentanza legale, anche da parte di tutori volontari e quindi non soltanto più da sindaci o da loro delegati. Questo compito in particolare, quello dell'individuazione e della formazione dei tutori volontari, è proprio assegnata dalla legge agli uffici dei garanti regionali. Quindi io nei prossimi giorni inizierò con sia una campagna di sensibilizzazione per individuare il maggior numero possibile di persone che siano disponibili a inserirsi in un processo di formazione per poi eventualmente essere nominati dai giudici tutelari come tutori di un ragazzo straniero non accompagnato. Lo straordinario viaggio di Nujin è una storia che tutti dovrebbero leggere, perché è la storia di una ragazza disabile che ha seguito i propri sogni ed è riuscita ad arrivare da un paese in guerra all'Europa, e con la sua testimonianza ci fa capire che cosa sono le vere storie dei migranti e come tutti noi potremmo aiutarli.